Oggi ci addentreremo nel mondo delle profezie bibliche e delle loro incredibili avveramenti. Attraverso i secoli, la Bibbia ha profetizzato eventi che avrebbero segnato la storia dell'umanità, incluso il nostro tempo. Esploreremo le previsioni sconvolgenti sulle catastrofi che si sono manifestate secondo quanto annunciato nella Sacra Scrittura. Lasciatevi guidare in questo viaggio spirituale che ci svela come le profezie bibliche si intrecciano con la nostra realtà contemporanea. Prima, però, vi chiediamo una piccola gentilezza. Iscriviti al nostro canale e metti mi piace. Ci aiuterai a divulgare le nostre storie a più persone. Se ti va, puoi anche condividerlo con i tuoi cari. Siamo sicuri apprezzeranno il messaggio di Dio. Focalizziamo la nostra attenzione sul libro dell'Apocalisse e le sue profezie relative alle calamità naturali. Questo libro, scritto dall'Apostolo Giovanni, rivela gli avvenimenti che precedono la seconda venuta di Gesù. Esaminando le profezie bibliche contenute nell'Apocalisse, possiamo osservare come molte di esse siano state avverate nel corso della storia. Ad esempio, nel corso dei secoli, sono stati registrati terremoti di grande entità che hanno causato devastazione e perdite di vite umane. Inondazioni, uragani e tempeste hanno colpito molte regioni del mondo, lasciando dietro di sé distruzione e dolore. L'Apocalisse non solo predice queste calamità naturali, ma fornisce anche un contesto spirituale per comprendere il loro significato. Si afferma che queste catastrofi sono parte del piano divino per purificare e rinnovare la terra, preparandola per la venuta del regno di Dio. È interessante notare come molte delle calamità naturali profetizzate nell'Apocalisse siano diventate sempre più evidenti nella nostra epoca contemporanea. L'aumento dei terremoti, delle inondazioni e dei fenomeni meteorologici estremi sembra confermare l'accuratezza delle profezie bibliche. Questi eventi ci spingono a riflettere sulla fragilità della nostra esistenza e sull'importanza di vivere in armonia con la volontà divina. Tuttavia, dobbiamo ricordare che l'Apocalisse non è solo un libro di previsioni di catastrofi. È anche un invito alla speranza e alla fede. Mentre osserviamo i segni delle calamità che si manifestano nel mondo, siamo chiamati a rafforzare la nostra relazione con Dio, cercando conforto e forza nelle sue promesse. Gesù stesso ha avvertito dei tempi difficili e delle tribolazioni che l'umanità avrebbe affrontato. Ma ci ha anche promesso la sua presenza e la sua protezione durante questi momenti di prova. La nostra fede in Lui ci dà la certezza che, nonostante le calamità e le avversità, il regno di Dio trionferà alla fine. Perciò, mentre osserviamo le calamità naturali che si verificano nel mondo, dobbiamo mantenere viva la nostra fede e affidarci alla provvidenza divina. Dobbiamo cercare di essere custodi della creazione di Dio, promuovendo uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Inoltre, dobbiamo tendere la mano agli altri, offrendo aiuto e sostegno a coloro che sono colpiti dalle calamità. Osservando la storia dell'umanità, possiamo constatare come le profezie sulla guerra si siano avverate innumerevoli volte. Dagli antichi conflitti documentati nella Bibbia alle guerre mondiali del XX secolo, il mondo è stato teatro di innumerevoli spargimenti di sangue e conflitti violenti. Le profezie bibliche ci forniscono una prospettiva spirituale sul significato di guerre e conflitti. Sono descritte come una lotta tra il bene e il male, tra le forze di Satana e il regno di Dio. Rappresentano una battaglia spirituale in corso, in cui il male cerca di sopraffare il bene, ma alla fine il trionfo di Dio è assicurato. Ma come credenti, dobbiamo chiederci, qual è il nostro ruolo in mezzo a queste guerre e conflitti? La risposta risiede nella chiamata all'amore e alla pace di Gesù. Egli ci ha insegnato a amare i nostri nemici, a perdonare coloro che ci fanno del male e a cercare la riconciliazione. Questo non significa essere passivi di fronte all'ingiustizia, ma cercare soluzioni pacifiche e promuovere la giustizia senza ricorrere alla violenza. La nostra fede ci insegna anche ad essere portatori di speranza e di riconciliazione in un mondo diviso dalla guerra e dal conflitto.
Dobbiamo pregare per la pace e lavorare per la giustizia, cercando di superare le differenze e promuovendo il dialogo e il rispetto reciproco. Inoltre, le profezie bibliche ci ricordano che alla fine dei tempi, Gesù tornerà per instaurare un regno di pace e di giustizia. Questa promessa ci dà speranza e ci motiva a perseverare nella fede nonostante le prove e le difficoltà che affrontiamo. Pertanto, mentre il mondo continua ad essere dilaniato dalle guerre e dai conflitti, dobbiamo rimanere saldi nella nostra fede e cercare di essere agenti di pace e di riconciliazione. Dobbiamo lavorare per la giustizia e lottare contro l'ingiustizia, promuovendo una cultura della pace e dell'amore. Inoltre, dobbiamo pregare incessantemente per la pace nel mondo e per la protezione di coloro che sono coinvolti nei conflitti. Le sacre scritture contengono profezie che prevedono eventi calamitosi, tra cui epidemie e malattie che affliggeranno l'umanità. Queste profezie ci avvertono degli avvenimenti futuri che potrebbero causare sofferenza e turbamento nelle nazioni. La pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo attualmente ha sconvolto il mondo intero. Milioni di persone sono state colpite dal virus, molte hanno perso la vita e le conseguenze economiche e sociali sono state devastanti. In mezzo a questa crisi, molte persone si sono rivolte alle profezie bibliche per cercare una spiegazione e una guida spirituale. Le profezie bibliche ci ricordano che viviamo in un mondo imperfetto, soggetto a malattie e sofferenze. Sono un richiamo alla nostra fragilità e alla nostra dipendenza da Dio. Ci ricordano che, nonostante le nostre conquiste scientifiche e tecnologiche, siamo ancora vulnerabili alle epidemie e alle malattie. Tuttavia, le profezie bibliche ci offrono anche speranza. Rivelano che, nonostante le tribolazioni e le epidemie che affliggono il mondo, Dio è con noi e ci sostiene nel nostro cammino. Ci chiamano a cercare la sua guida, a pregare per la guarigione e la protezione e a confidare nella sua provvidenza. Inoltre, le profezie bibliche ci invitano a riflettere sul significato spirituale di tali eventi. Ci esortano a fare un esame di coscienza e a considerare se queste epidemie e pandemie sono il risultato delle nostre azioni e scelte sbagliate come umanità. Ci chiamano a ravvederci, a pentirci dei nostri peccati e a cercare la riconciliazione con Dio e con il prossimo. La pandemia ci ha anche mostrato l'importanza della solidarietà e dell'amore verso il prossimo. Molti sono stati ispirati a mostrare compassione, a donare e a prendersi cura degli altri in momenti di grande difficoltà. Questa risposta di amore e solidarietà è un riflesso del messaggio di Gesù di amare il prossimo come noi stessi. In questo video, abbiamo esplorato le profezie bibliche avverate che prevedono le catastrofi del nostro tempo. Abbiamo analizzato come gli eventi storici, come le calamità naturali, la crisi ambientale, le guerre e le pandemie, si allineino con le previsioni profetiche della Sacra Scrittura. Questi avvenimenti ci spingono a riflettere sulla necessità di vivere in armonia con la volontà di Dio, cercando la riconciliazione, la giustizia e l'amore. Preghiamo affinché la luce divina ci guidi attraverso le sfide del nostro tempo e ci porti verso un futuro di pace e speranza.